Ciao, sono Mary Jo e oggi sono qui per spiegarvi cosa può fare Indiba Active per te e come può aiutarti. Oggi vediamo i suoi effetti, indicazioni e controindicazioni. Indiba Active è una tecnologia che da anni viene utilizzata e viene anche conosciuta come tecarterapia. In particolare gli effetti di Indiba Active sono analgesici, quindi abbiamo una diminuzione del tuo dolore. Il tuo fisioterapista potrà diminuire anche in prima seduta il dolore che tu percepisci per una qualsiasi patologia. In più, Indiba stimola la formazione del collagene, rigenera il tessuto, quindi in tutti quei casi in cui si ha uno strappo muscolare, una lesione di qualsiasi tessuto, che sia superficiale o profondo, con Indiba siamo in grado di velocizzare il suo processo di guarigione. In caso poi hai una sensazione di rigidità muscolare, contrattura, dolore sui trapezi, che è classico ormai nelle patologie più comuni, Indiba può aiutare a rilassare la muscolatura, può avere un effetto di temperatura, un effetto piacevole sul tuo tessuto, sul tuo corpo, per aiutarti a sentirti più rilassato. Poi migliora la mobilità articolare, quindi in tutti quei casi in cui c'è rigidità articolare, si sta troppo tempo in una stessa posizione, non si riesce ad avere una mobilità completa di un'articolazione, anche in caso di artrosi o di retrazioni cicatriziali. Indiba, grazie alla sua efficacia di rielasticizzare i tessuti, ti aiuterà a migliorare la mobilità articolare. Indiba Active ha effetti in diversi campi. Possiamo vedere in questo caso le applicazioni di Indiba nello sport, cioè in tutte quelle traumatologie, in tutti quei traumi che puoi subire durante le tue attività sportive, sia nella pratica non agonistica che agonistica. Quindi se ti capita di avere uno stiramento muscolare, una contrattura, un dolore sul muscolo, Indiba avrà un effetto miorilassante, ti aiuterà a rielasticizzare e a decontrarre la tua muscolatura. In caso di distorsioni, quindi un trauma durante una gara, Indiba potrà aiutarti sia nella fase acuta, quindi subito dopo il trauma, ma anche nella fase post-acuta, quindi dove ci sarà bisogno di riportare l'articolazione al suo stato di origine. In più, Indiba, nell'ambito sportivo, ha un grosso effetto in tutti quei casi di recupero post-gara, quindi dopo una maratona, dopo una gara importante in cui i nostri tessuti sono stati stressati tanto e c'è bisogno di velocizzare, apportare più ossigeno e detossificare questi tessuti, Indiba ti aiuterà a recuperare il più veloce possibile, nel minor tempo possibile, la situazione. Ti aiuterà a migliorare la situazione generale del tuo tessuto. Poi in ambito reumatologico, quindi Indiba ti aiuterà in tutte quelle situazioni in cui ci sono reumatismi, quindi dolori diffusi alla colonna vertebrale, alla cervicale, la classica artrosi di ginocchio o dell'anca. Indiba aiuterà a riportare vita a queste articolazioni. Oltre all'ambito reumatologico, Indiba aiuta anche i tessuti, quindi tutto ciò che riguarda la fisioestetica. Sappiamo bene che il nostro benessere estetico passa dal tuo stato di salute, quindi se il tuo stato di salute è ottimale, anche il tuo aspetto estetico ne beneficerà. Quindi Indiba potrà aiutarti in caso di cellulite, in caso di edema alle gambe, sensazioni di gambe pesanti. Indiba ti aiuterà a drenare tutto l'arto, quindi per avere una sensazione migliore di leggerezza. In più, Indiba ha anche un effetto sull'adipe, quindi sulle adiposità localizzate. Aiuterà a perdere anche centimetri delle circonferenze addominali o degli arti inferiori, delle cosce. In più ha un ottimo effetto e viene molto utilizzata nel trattamento delle cicatrici, proprio perché l'effetto migliore di Indiba è quello sul connettivo. La cicatrice è un tessuto connettivo che perde l'elasticità, quindi dove c'è retrazione o immobilità, Indiba andrà a ridare ossigeno e vascolarizzazione a questi tessuti. Oltre alla fisioestetica, Indiba ha anche un'applicazione uroginecologica,
Proprio perché, come vi dicevo prima, il tessuto target che colpisce Indiba è il tessuto connettivo. Sappiamo che l'apparato uroginecologico è fatto per la maggior parte di tessuto connettivo, quindi tutti quei casi di dolore pelvico cronico, trigger point, quindi disfunzioni miofasciali, dolore durante i rapporti, fibrosi ed episiotomie, quindi in caso di aver subito episiotomie, quindi un parto. Dopo un parto, Indiba ti aiuterà a recuperare questi tessuti. In più parliamo di dismenorrea, vaginismo, incontinenza, quindi dove c'è una perdita di tono di tessuto muscolare del pavimento pelvico, Indiba potrà aiutarti anche in questo. Le controindicazioni. Ovviamente, come tutti gli elettromedicali, abbiamo controindicazione di pacemaker e in caso di gravidanza. In più non possiamo trattare infezioni o ferite aperte, ovviamente per una questione igienica, che siano acute anche, tromboflebiti, quindi un'infiammazione della vena non è possibile trattare, e zone di anestesia o ipoestesia. Qui c'è scritto che è un'attenzione d'uso, perché se utilizziamo Indiba nel momento in cui generiamo calore nel tessuto e c'è una zona di anestesia o ipoestesia, il paziente non sarà in grado di percepire la temperatura che noi eroghiamo con Indiba, quindi sarebbe meglio non utilizzarla. Se invece utilizziamo Indiba a potenze basse, sappiamo che non ci sarà generazione di calore nel tessuto, quindi potremmo tranquillamente utilizzarla. Ok, spero di avervi spiegato tutte le controindicazioni di Indiba, ma soprattutto le indicazioni, quindi dove Indiba ci può aiutare per migliorare tutto il nostro stato di salute. Grazie per averci seguito, seguiteci sul canale YouTube Indiba Active se avete bisogno di capire altro su Indiba. Alla prossima!